È l'ultimo appuntamento prima del Natale con gli amici di Campagna Amica, con gli amici di Coldiretti Como e Lecco. Oggi siamo al mercato di erba con i produttori locali, con Giacomo. Ciao. E con Jacopo. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno ciao ragazzi. Tutti gli amici Giacomo. Buongiorno. Grazie per i ragazzi, lui sì, un po' meno. Ragazzi, insomma, Coldiretta, l'ultimo appuntamento prima del Natale, sì. Con qualche novità, ovviamente con gli auguri. Sì, ovviamente con gli auguri li faremo anche in chiusura. L'ultimo appuntamento, come dicevi tu, prima del Natale, poi ci prendiamo, diciamo così, una pausa. Riprenderemo poi il 10 gennaio con la visita direttamente alle aziende. Okay. Per cui oggi vi abbiamo portato in questo mercato di erba, venerdì, tutti venerdì mattina. Gli orari ormai dovreste conoscerli, dalle 8 alle 12. Qui siamo in via Carroccio, siamo qua proprio a due passi dalla statale. Siamo vicini alla statale, tanto per intenderci. Ecco, vedete, questa è la statale che va da Como a Lecco e da Lecco a Como, ovviamente. Esatto. Quindi zona di alto passaggio, e questi sono i produttori, sì, locali. Comunque, se passate, vedete, il venerdì mattina ci sono le bandiere esposte. Ecco, le bandiere, quindi, giallo-verdi di Coldiretti, non ci si può sbagliare. Segnalano il mercato. Oggi è l'ultimo mercato qua erba prima del Natale, non siamo riusciti ad avere altre date, siccome Natale cade di venerdì, settimana prossima. Tra una settimana giusta è Natale. Non ci saremo, esatto, per cui oggi siamo qua. Vi facciamo vedere le aziende partecipanti al mercato, ma la maggior parte penso che ormai le conoscete, perché ormai i nostri... Buongiorno! Buongiorno! Lei e Sara sono i nostri apicoltori, diciamo. Sara, apicoltura, quindi miele e prodotti derivati, come potete vedere. Dal miele, che sono tantissimi, guardate. E poi ci sono i cesti natalizi. I cesti, ottime idee, regalo. Ecco, oggi sono a erba, quindi ancora, sì, per qualche ora. Domani a Mariano. Domani siamo a Mariano. Diciamola, ecco. Alla fine, in chiusura, vi dico una Perfetto. Piccola iniziativa che ci sarà domani a Mariano. Adesso vi facciamo vedere questo. Facciamo mercato, vedere anche gli altri mercati. Sì, sì. Buongiorno e grazie, buon lavoro. Qui abbiamo i nostri amici della Sicilia che ospitiamo, è un'azienda che ospitiamo, siamo in stretta collaborazione con le altre regioni. Prego, prego. Di Italia. Beh, e dalla Sicilia, ecco, guardate, queste sono cose che insomma fanno bene anche agli occhi, oltre, sì, che assolutamente. Qui no, abbiamo giusto? Tra miele e arance, quindi miele e vitamina C sono tutti prodotti che per la stagione uva aiutano. Mandarini, cachi, noci, mele, pere, melograno dalla Sicilia. Guarda la grandezza di questi, ecco, cedri. Ecco, questo è un cedro della Sicilia, doc, diciamo, siciliano. Anche dove il prodotto non è a chilometro zero, nel senso che non è prodotto le arance sul territorio di Como, e ovviamente Lecco non ci sono. Non ci sono purtroppo. Però, da noi. Dono c'hanno il sole. C'hanno... comunque ai consumatori di avere questa frutta, questi agrumi, da un produttore che le coltiva direttamente e le porta da fino dove, a qui. Da dove abiti? Piana di Catania. Piana di Catania, sì, ok, perfetto. La nostra amica Angela è di Catania, la salutiamo ovviamente. Quindi Piana di Catania, bellissima zona, sotto l'Etna. Perfetto, okay. Sotto le pendici dell'Etna. Sono buoni, li proviamo in diretta. Ah, va bene, ok, va bene. Il vantaggio è proprio quello che, essendo la Coldiretti e Campagna Amica una fondazione nazionale, noi siamo in stretto contatto con i colleghi della Sicilia, che quindi ci aiutano anche un viaggetto a, mica da ridere, ragazzi, a portare un'offerta. Senti il profumo, senti il profumo, tu che io lo sei, fammi sentire il profumo. Effettivamente spettacolo davvero. Quindi, complimenti agli amici della Sicilia, ovviamente buon lavoro ragazzi. Grazie, perfetto. Va bene Jacopo, passiamo qua. Qui andiamo, Giacomo, dagli amici del Pavese con i loro vini. Ok. Per cui qui abbiamo la nostra Anna. Lei è impressionante perché la mattina da sola si scarica le damigiane, le carica sulle macchine dei clienti, per cui proprio dall'oltrepò. Servizio. Dall'oltrepò, Anna. Buongiorno, siamo in diretta a Ciao Como. Buongiorno, buongiorno. E qui c'è di tutto. Cioè di tutto e di più, insomma, sostanzialmente. Grande vino, perché la vostra zona è una delle zone, insomma, di grandissimo, sì, vino. Sì. Peccato che ne parlano sempre troppo poco. Parlane, ci ricorda. Siamo noi. Allora, noi siamo produttori. Produttori proprio, sì, di dove? Di Santa Maria della Versa. Santa Maria della Versa, insomma, è uno dei posti davvero più, sì, conosciuti della provincia di Pavia. Sì, sono già tanti anni che facciamo i mercatini con la Campagna Amica, con la Coldiretti. Niente, ci troviamo bene. Siamo molto apprezzati, sono modesta. Allora ragazzi, io ve lo dico, lo faccio vedere agli amici che ci stanno guardando, anche queste sono ottime idee, regalo ovviamente, se voi volete, sì, con gli amici della Coldiretti e di Campagna Amica. Anna, grazie ovviamente. Grazie a voi, tanti cari saluti e buon lavoro, grazie.
Nuccia, buongiorno. Attilio da Zurigo, Umberto, buondì, Anna, anche a te, Elena, Nuccia e nonno Edo che ci salutano in questo momento nella nostra diretta di questa mattina. Prego. Qui ritorniamo in aziende un po' più vicine geograficamente parlando. Qui abbiamo Stefano Villa, loro sono di Asso Canto. Asso, Stefano, buongiorno. Buongiorno. Siamo in diretta, ciao Como, buongiorno. Buongiorno a te. Ecco qui. Produttori di ortaggi. Stavo dicendo ortaggi di stagione, vero esatto, Stefano? Sì. Sono le mele. Abbiamo qualche mela, ma allora mele, produzione. Zucche, patate, kiwi, perché ci sono anche i kiwi in questo periodo, esatto. Ovviamente. Patate, poi rape. Ecco, queste sono tante rape, vedete? Cipolle. Poi diverse varietà di insalate. E varie, esattamente. Anche lui allora vi aspetta qui direttamente al mercato di Erba questa mattina. Ovviamente buon lavoro Stefano, grazie. Grazie. Salutiamo anche Adriana, salutiamo anche Ada. Ada, sono prodotti di... quali diceva della Sicilia? Signora, quest'anno a Natale si sta a casa a mangiare, dunque bisogna anche venire... gli anni scorsi si stava a casa. Ma bisogna venire qua a comprare frutta, verdura, formaggi, carne, salame, o nei mercati Campagna Amica, Giacomo, perché almeno facciamo un pranzo a casa fatto... Il nostro amico Giuseppe, mi fa piacere, scrive da Vigiù Varese Online 24 in diretta adesso, penso, non so se ci abbia condiviso, grazie, lo salutiamo e lo ringraziamo. E adesso dagli ortaggi chiudiamo. Ai formaggi. Ecco, dagli ortaggi ai formaggi, qua andiamo nelle... non solo. Esatto, okay. Qua abbiamo ovviamente i nostri cesti natalizi di cui abbiamo parlato, le aziende natalizio. Li confezionano, li consegnano, perché questo... da ormai da aprile marzo facciamo consegne a domicilio, anche consegne a domicilio su Cantù, Meda, Fornezza, sì. Giusto? Fornezza, la zona bellissima del Ceresio che abbiamo conosciuto quest'anno, quindi produzione locale ovviamente, tutta vostra? Sì. Ok, perfetto. Vieni qua. Alla fine vedete che qua troviamo anche dei prodotti dei nostri allevatori, dei nostri trasformatori, come la semuda con formaggio che forse è il più antico e il più tradizionale della zona dell'Alto Lago di Como, che non si trova difficilmente, al supermercato non si trova, si trova in qualche negozio. Questo sono e vere. Bisogna andare nei mercati per trovare queste rarità che sono anche un po' un simbolo culturale, cioè dovete fare un regalo di Natale carino, apprezzato. Regalate la semuda, è una cosa molto più particolare, ad esempio della punta di parmigiano, di grana, certo, perché è un'identità territoriale. Perfetto. Poi possiamo fare anche le confezioni sotto vuoto, anche per il formaggio, basta telefonare e prepariamo. Ecco, allora faccio vedere il numero, aspetta che, guarda, ne approfitto, faccio vedere anche... quello lì è quello di mio marito. Vabbè, ok. 339-605-2456. E ripetilo ancora? 339-605-2456. E come si dice in questi casi, telefonate. Va bene, grazie, grazie, auguri. Auguri, grazie Giuseppina, un saluto a te, un saluto anche a Giuseppe, a Marina, ciao Marina, buongiorno. Chiudiamo ricordando... Oggi l'abbiamo messa un po' più sul leggero perché dobbiamo anche noi farvi gli auguri. E soprattutto diciamo ancora viva i produttori locali, quelli di Campagna Amica, quella di Coldiretti. Mangiate italiano, mangiate locale, come vedete questo è un mercato un po' più piccolino di quelli che abbiamo conosciuto, ma è molto... adesso c'è un po' meno gente, ma quando sono arrivato a 9.45 era pieno perché comunque... È apprezzatissimo dagli arresi. E soprattutto quindi... pensate a chi è meno fortunato di noi. Quindi vi ricordo, tutti venerdì, a parte il prossimo ovviamente, che è Natale, adesso saremo qui, a Erba qui, via Carroccio, la vedete la zona vicino al Bennett, tanto per dire, ecco, così riferimento al Bennett. Ciao Marina. Se ci seguite sui social pubblicheremo oggi le date delle chiusure per le festività natalizie. Quindi dicevamo almeno... domani, bella iniziativa, come ha anticipato Jacopo. Esatto, domani abbiamo un'iniziativa importante, lo sapete, al sabato abbiamo il mercato di Mariano Comense. Ci sarà l'iniziativa della spesa sospesa, sulla scia dell'ormai conosciuta tradizione napoletana del caffè sospeso, dove si lascia un caffè donato. Noi domani faremo la spesa sospesa al mercato di Mariano Comense, per cui chi vorrà può venire al mercato, comprare, farsi la spesa per sé, per chi vuole, e comprare dei prodotti in più da donare a un banchetto dove troverete me. A chi andrà? Non è che li regalate a Giacomo, Giacomo poi va a portare questi prodotti, verranno poi ritirati immediatamente a mezzogiorno dall'associazione Tantum Aurora di Mariano Comense.
Ci tengo a precisare che è una iniziativa che abbiamo fatto in stretta collaborazione col comune, ci sarà anche il vice sindaco Andrea, lo salutiamo, ci segue sempre, ciao Andrea, buona giornata. Sono molto contento e devo dire c'è già stato un bellissimo riscontro, anche solo telefonico, abbiamo cominciato a dare la notizia e la gente ci chiama per sapere dove e come può quindi, donare. Quindi la spesa sospesa, domani Mariano Comense al mercato, in via Porta Spinola. Porta Spinola, sì. Mariano Comense. Saremo lì dalle 8 alle 12. Angela, un saluto anche a te, un saluto a Marina, buongiorno, e chiuderei allora facendo e ringraziando ancora, buongiorno ragazzi, tanti cari auguri e soprattutto un 2021 che sia migliore, speriamo, del 2020 anche per voi. Peggio di così sarà difficile. È stato pure un terremoto. Con Campagna Amica, col diretti, vedete, come l'ecco, e sosteniamo davvero queste belle realtà, abbiamo visto locali. Porlezza, abbiamo visto Canzo, vabbè, Santa Maria della Versa, comunque anche loro dalla Sicilia con grande affetto, e anche la nostra amica con i prodotti dell'Alveare, diciamo così. Ciao Elisa, buongiorno a tutti. Concordo di farvi personalmente gli auguri a tutti gli amici di Ciao Como, a tutti quelli che ci stanno seguendo, grazie perché ci seguite e spero di vedervi nel 2021 locali. Ci vediamo. Sì. Grazie, auguri. Buon Natale.